è un gradito ritorno, sia pure in versione online, quello degli accademici raccontano, serie di incontri interdisciplinari promossa dall'Accademia Olimpica. Viene confermata la formula di base, 3 accademici come relatori, 1 per ciascuna delle classi accademiche, liberi i temi di cui trattare, così da rendere particolarmente vario e stimolante l'ascolto da parte di un pubblico non necessariamente composto da addetti ai lavori. Il primo contributo sarà quello di Luciano Morbiato, della classe di Lettere e Arti, dal titolo «Sulle tracce di Antonio Fogazzaro, appunti di una ricerca nel tempo e nello spazio», che racconterà l'esperienza personale vissuta fra l'Italia e la Germania per motivi di studio sul tema. Affascinante sarà quello proposto a seguire da Claudio Beschin, della classe di Scienze Tecniche, dal titolo «Un tuffo negli antichi mari del Vicentino», che accompagnerà lo spettatore in un viaggio attraverso alcuni fra i più importanti siti geologici del territorio provinciale. Infine, spazio all'attualità, con Giorgio Sala, della classe di Diritto, Economia ed Amministrazione, già sindaco di Vicenza e dirigente della regione, che proporrà un approfondimento e una riflessione sull'articolato rapporto Stato e Regioni. Nella Repubblica, una e indivisibile, centralismo e regionalismo in dialogo, è il titolo e il filo conduttore della sua analisi. Ricordo che nel 2020 è stato celebrato il 50° anniversario dell'istituzione della Regione Veneto. Ebbene, godetevi questi racconti. Buon pomeriggio a tutti. Oggi il mio racconto si basa sulle tracce di un viaggio che ho fatto alla ricerca di Antonio Fogazzaro e dei suoi personaggi. A proposito del suo metodo, Antonio Fogazzaro scriveva all'amico Pin, Giuseppe Giacosa, nel 1888: «I miei personaggi hanno sempre un nocciolo di vero e il mio ambiente è sempre veduto». Proprio per questo motivo, l'intreccio tra vita e opera è una delle direzioni di ricerca per entrare nell'universo dei romanzi fogazzariani, mentre la precisa rievocazione di luoghi e paesaggi veduti e di atmosfere sentite si può trasferire dalla pagina del romanziere alle note del ricercatore. Basta pensare, per piccolo mondo antico, alla Valsolda, alle sponde del lago di Lugano, ai paesetti che si specchiano sulle acque e ai monti che li sovrastano. O, per piccolo mondo moderno, all'abbazia di Praglia e ai prati e ai boschi di Tonezza. Non è dunque la voglia di distrazione, ma la necessità di integrazione che mi hanno spinto talora a uscire dalle biblioteche e dagli archivi per ripercorrere i concreti viaggi dell'autore o i fantastici itinerari dei suoi personaggi. Anche nel caso del viaggio in Germania del 1885, documentato dal prezioso, anche se telegrafico, taccuino bavarese dello scrittore, e del successivo romanzo del 1888, esperienza e fiction tendono a coincidere e a mescolarsi, tanto che mentre curavo l'edizione critica del Mistero del Poeta, e in parte per distrarmi dalla estenuante comparazione delle due versioni manoscritte e delle 8 pubblicate fino al 1911, anno della morte dello scrittore, ho deciso di intraprendere un sopralluogo in terra tedesca. Nel 2015 ho acquistato un biglietto ferroviario per Norimberga, sulle tracce appunto dell'autore e del protagonista, munito del romanzo come supplementare Baedeker, oltre che della guida touring della Germania e di un quaderno.
Ecco quindi alcuni estratti dal giornale di un breve viaggio in Germania. Rileggendoli ho ritrovato un tempo che appare comprensibilmente molto lontano dalla fin de siècle, del XIX secolo intendo, ma anche dalla piega che questi due ultimi anni hanno inevitabilmente imposto alle nostre vite. 28 aprile 2015, ore 15:15. Sono in treno tra Verona e il Garda, verso il Brennero. Leggo Hoffmann, piccolo Zaccheo, detto Cinabro, per entrare nel mondo azzurro tedesco come 130 anni fa Fogazzaro, che leggeva e citava Heine, o come fantasticava il poeta all'inseguimento di Violet nell'undicesimo capitolo del romanzo. Cito: che inesprimibile senso di incertezza ed angoscia mi possedeva, come mi accresceva trepidazione il corso violento e sicuro della locomotiva. Fine della citazione. Dopo Trento, continuo a leggere la lunga fantastica fiaba di Cinabro, ma sono distratto dal passaggio lungo il corridoio degli agenti della Polfer, che accompagnano dapprima un nero giovane riccioluto, quindi una intera famiglia siro-irachena con bambini. Stanno evidentemente proteggendo la frontiera alpina. Stanno sorvegliando la porta verso il mondo tedesco. Quei visi smunti, quelle vite bloccate devono restare con noi in Italia. E il treno corre nella valle dell'Adige tra le pareti nude, rosse, sovrastate dalle cime nevose. Non solo sui tetti, ma anche sui campi, al posto delle coltivazioni, si sono estesi gli impianti fotovoltaici. Intanto il Denka, un giovane africano, appena salito a Bolzano, si siede di fronte a me, mentre fuori sul marciapiedi del binario i poliziotti camminano su e giù. Fra poco saliranno, penso tra di me. E lui continua a girare lo sguardo come una gazzella inseguita dal leone. Siamo partiti e già arrivano i poliziotti. Passano in fila indiana e hanno tra di loro già un ragazzo dalla pelle nera. Li precede uno senza divisa, in tuta con la scritta polizia sul dorso e lunghi capelli raccolti a coda di cavallo. Li guida in silenzio, indica con un dito il mio vicino a quelli in divisa, che lo fanno alzare con un solo gesto della mano tesa. La fila aumenta e si rimette in cammino, come il corteo magico in una fiaba animata dei fratelli Grimm. La donna austriaca, altissima valchiria seduta di fianco a me, commenta che fino a poco tempo fa li fermavano a Innsbruck, ora per fortuna prima del confine. Comunque dice che è l'Italia che gli paga il biglietto. Io le ricordo sommessamente che anche i tedeschi un tempo emigravano in America, ma non credo che capisca. Intravedo l'alta rocca di Sabiona sul suo sperone roccioso, poi Bressanone. Penso che siamo ormai in terra straniera, come Fogazzaro nel 1885, correndo sul treno lungo l'Isaac Sonoro, l'Isarco. Passiamo fortezza grigia e impressionante come un'immensa balena spiaggiata, quindi Brenner. Anche qui tanti piccoli uomini e donne neri con il cappuccio della felpa calato addossati al muro della stazioncina, che aspettano il momento propizio per salire, e poliziotti che salgono, passano, fanno scendere, e controllori che aguzzano la vista, pronti a far segnali, e giovani europei, tedeschi o italiani, che inseguono con la macchina fotografica poliziotti e incappucciati. Un altro ragazzo dalla pelle olivastra, un magrebino, si siede di fronte a me. Riuscirai ad arrivare a Monaco? Il treno riparte e passa accanto a decine di giovani dagli occhi rossi, come animali selvaggi sempre in guardia. Continueranno ad aspettare
e a provare a salire su treni dai quali i poliziotti li faranno scendere, senza malanimo, come se forassero biglietti strapazzati. Il giovane seduto di fronte a me pare tranquillo, mentre io cerco oltre il vetro il Brennersee, ma il lago si è ritirato da quando lo vide il poeta, vivo come un occhio profondo, e ora non è che una pozza. Siamo in discesa, verso Innsbruck, e passiamo sotto l'alto Europabrücke. Questo Fogazzaro non l'aveva visto, e poteva fantasticare d'altre voci e musiche che l'accompagnavano verso il mistero del grande paese sconosciuto. La Valchiria, scendendo a Innsbruck, mi lancia un certo sguardo, come a dirmi: vedrai come si fa interessante il tuo viaggio. Piove e la corona di monti è piena di neve e nebbia. Il nero che entra si siede per terra per non farsi vedere da fuori. Scende la controllora e bisbiglia qualcosa al collega che la sostituisce. Siamo fermi da 20 minuti, ma ora partiamo. E lui sta ancora accucciato sul pavimento tra quattro posti vuoti. Lasciamo Innsbruck e lui si alza e si siede. Ha un viso raggiante. Se ne va. Ce l'ho fatta, pensa. La pianura dell'Inn si apre a coltivazione di ortaggi sotto i teli di plastica. Spunta qualche torre neogotica. Il cielo è nuvoloso. Gocce striano i finestrini. Saranno 5 giorni in solitaria, tranne i colloqui con i camerieri. I poliziotti tedeschi sono saliti a una stazione prima dell'Hauptbahnhof di Monaco. Mentre scendevano, ho riconosciuto tra loro il giovane che era stato seduto a lungo sul pavimento. A Monaco il mio albergo è in Goethestrasse, che inizia di fianco alla stazione. Il primo che incontro si chiama proprio Hotel Goethe, ma sulla O dell'insegna è inserita la mezzaluna stellata. Passo oltre ristoranti e locali affollati da giovani turchi fino all'albergo Mariandol, dalla facciata Secession decorata un centinaio d'anni fa, nel quale si entra da un piccolo giardino direttamente nel ristorante, dove, tra l'odore delle patate fritte e i boccali di birra che si toccano, c'è anche un pianoforte che i clienti possono suonare. La mia camera è in cima a una scala di legno cigolante che scendo e risalgo dopo cena, senza fare piani per il giorno dopo. Mittwoch 29, mercoledì 29 maggio. Alla Neue Pinakothek sono esposti libri e incisioni ottocentesche che documentano il culto tedesco per Raffaello, modello insuperabile della perfezione e della levità artistica. Proprio da qui mi accingo a un riepilogo dell'arte europea sotto la protezione dell'emblematica tela manifesto di Franz Overbeck, Italia e Germania, che domina la facciata del modernissimo ingresso della Pinacoteca. E continuo all'interno con le tele di Wilhelm von Kaulbach, lo studio dei pittori tedeschi moderni a Roma, poi ancora Tischbein, Turner, Reynolds, Ackert e almeno questa tela di Friedrichs con due personaggi in un giardino, insomma trovo che sia abbastanza significativa. Passo in una sala dove un custode con rosario musulmano mi segue mentre mi sposto nella sala dedicata alle grandi pitture eseguite a incausto con paesaggi tratti dall'Atlante di Alexander von Humboldt. Nella sala francese mi accoglie un prosperoso nudo di spalle di Courbet, poi una morte di Ofelia di Delacroix e ancora Daumier e Corot. Non trascrivo tutti i nomi, né mi azzardo a mostrare le mie sfocate immagini, ma mi colpiscono i polittici di metà Ottocento di Moritz von Schwind e i quadri di Hans von Marais
Arnold Böcklin, Gabriel von Max. Dopo un'altra sala francese con Manet, Gauguin, Degas, Cézanne, mi chiedo, dove sono finiti gli italiani? Ed ecco Segantini, con una monumentale aratura, il Flügen del 1890, ma per quanto riguarda la pittura italiana è tutto. Esco e mi reco nel centro di Monaco, nella Marienplatz, dove anche i nuovi cittadini, come tutti, aspettano le 17 per ammirare la sfilata dei 32 personaggi del Carillon del Rathaus. Stanco, mi ritrovo la sera al ristorante del Mariandel, del mio albergo, che si chiama appunto Am Beethovenplatz. Questa sera, infatti, c'è un clarinettista che suona Carl Maria von Weber, e si alterna con una vecchia signora minuta che esegue al piano musiche struggenti. Mi siedo a un tavolo defilato, ma poco dopo che ho cenato, un signore compito mi chiede di sedersi. Pitte, gli dico. E poi ci dimentichiamo civilmente l'uno dell'altro. Io faccio il bilancio della giornata e lui legge il Süddeutsche Zeitung. Giovedì 30, alle 8:40, sono di nuovo in treno, verso Eichstätt. Ancora tempo grigio, con rare gocce di pioggia, dopo la bella giornata di sole con un po' di vento di ieri. Intravedo l'abitato di Dachau con il castello. Si passa accanto all'attuale inceneritore. Il treno corre ora in pianura, tra i boschi. C'è un'enorme pala eolica sullo sfondo. Pioppi, bei campi, verdi, gialli e bruni, di terra appena arata. Prima di arrivare all'Altmühl, al fiume di Eichstätt, bisogna passare il Danubio a Ingolstadt e una lunga galleria, Pappenheim-Dolstein. Leggo il nome di località che corrispondono a villaggi di basse case dai tetti aguzzi stretti attorno alle chiese con slanciati campanili. Sono gli stessi toponimi che ha visto Fogazzaro e che dietro di lui ha visto anche il suo protagonista del Mistero del Poeta. A Peterhausen Fogazzaro aveva velocemente annotato presenza nidi di cicogne, poi Paindorf, Reichtershausen, Rohrbach, Pfaffenheim. Qui ora c'è un immenso parcheggio pieno delle auto dei pendolari verso Monaco. A Ingolstadt le mura sono sostituite da un anello verde. Alla stazione ci sono treni carichi di Audi impacchettate nella plastica. Oltre i binari, orti e orti nel verde. Alle mie spalle, un viaggiatore dalla fisionomia orientale parla in continuazione al cellulare, nella sua lingua e in tedesco, con un tono di voce sempre uguale. Non smette mai. I cinesi, penso, conquistano il mondo mandando avanti un solo individuo, collegato, connesso, all'armata dei produttori. Pali allineati in lunghe file, collegati da fili di ferro per il luppolo appena spuntato, bellissimi faggi e giovani betulle, e cespugli in fiore lungo la ferrovia, e bella terra fine, sabbiosa. Si passa finalmente il Danubio, accanto a una casa con rozza torretta angolare e terrazzini in legno. Seguono gialle distese di colza in fiore. Gammersheim. Fogazzaro, passando, ha fatto in tempo a vedere e scrivere sul taccuino. Processione. Lunga fila tortuosa. Bandiera rossa, gialla, bianca. Sottane rosse delle donne. Casettine bianche. Eitensheim. Con altri campi fotovoltaici. Tauberfeld. Un castello su un breve rialzo nella campagna. E ancora pannelli west-oriented. Adelschlag, solo un nome tra il verde, e poi improvviso l'annuncio,
in weinige Minuten erreichen wir in Eichstätt. Riesco a scendere appena in tempo, in una stazione immersa nel bosco. È il Bahnhofswald, evidentemente. Prima di avviarmi verso la città, ho camminato per un'ora nel bosco e ho faticato a individuare le umili piante del Waldmeister, la sperula odorosa attorno alla quale ruota la colazione nel bosco del Maiwein, fulcro sentimentale e brillante del mistero del poeta nel lungo capitolo sedicesimo. Con un altro trenino, e non in carrozza come i protagonisti del romanzo, arrivo oltre le placide sponde alberate dell'Altmühl ad Eichstätt, nella piazza San Willibaldo, dove noto un vetusto ma restaurato e lindo Adler Hotel, è quasi sicuramente l'aquila nera del romanzo. Passo anche alla biblioteca comunale, dove una gentile bibliotecaria mi conferma che il Waldmeister non è ancora fiorito perché la stagione è in ritardo, ma non ha mai sentito nominare né Antonio Fogazzaro né Das Geheimnis der Dichter, il titolo tedesco del mistero del poeta. Certo, dovrei andare alla sezione fogazzariana della biblioteca della locale Università Cattolica, l'unica della Germania, lì sicuramente troverei tutto, ma non posso farlo in questo giro. Tornando in Marktplatz, la trovo occupata da un'orchestra di fiati composta di ragazzine e ragazzini che all'ombra della Willibaldsbrunnen, la fontana al centro della piazza, provano un concerto in programma per la prossima settimana musicale che si svolgerà tra chiese, palazzi e residenze. Appoggiati alle loro biciclette in lega leggera, numerosi turisti in aderenti tute speciali li ascoltano, prima di tornare sulla pista ciclabile che segue il lento corso del fiume che esce di città, accompagnato da alberi che bagnano le loro chiome sul filo dell'acqua. Quando riprendo il treno, cominciano le prime gocce di pioggia e quando arrivo a Norimberga diluvia. Guidato dal mio intuito, inforco un sottopassaggio per riemergere purtroppo dalla parte opposta rispetto al centro storico, intrappolato nel traffico delle grandi arterie e sotto l'acqua. Per fortuna viaggio da solo e non devo giustificarmi con nessuno. Ritorno sui miei passi e in pochi minuti sono nella Königstrasse, in zona pedonale, proprio accanto al Neues Museum, ultramoderno, e a pochi passi dalla mia pension. Entro e subito capisco perché costa così poco. Sento gli odori del fritto del Gasthof e vedo la grassa cameriera che sta servendo birra e kartoffeln. Telefona a qualcuno che le conferma la mia prenotazione. Riempio quindi un modulo e prima ancora di aver visto la camera, sono invitato a saldare il conto. Salgo la scricchiolante scala di legno, come a Monaco. Dalla mia finestra vedo le mura e la massiccia Frauentor, la torre delle donne, ricostruite tutte dopo il 1945, come l'intera città. A tavola mangio cotoletta di pollo con patate e sorseggio birra dolciastra, senza ulteriori opzioni. Poi mi affaccio per uscire, ma continua a piovere, fa freddo ed è stata una lunga giornata. Perciò risalgo le scale lamentose come una fisarmonica e mi addormento. Mi risveglio con incubi tedeschi per effetto del terribile piumino e forse della birra. 1° maggio. Una bionda ragazza mi sorride appena servendomi distrattamente caffè semifreddo.
Esco, che ancora gocciola, e vado verso il Kornmarkt, già mercato delle granaglie, di cui parla Fogazzaro nel suo taccuino bavarese, a proposito della scultura di un frate sorridente nella barba all'angolo con Karthauser Gasse. Ci ha pensato la guerra al cambio di destinazione. Nella piazza si aprono ombrelloni, si dispongono tavoli e panche per la festa dei lavoratori. Raus zum 1. Mai, largo al 1° maggio. E già cominciano a friggere e grigliare, mentre sul palco collegano le casse per il concerto. C'è una bancarella con libri sulla Terza Internazionale Socialista e sul CE, che un cinquantenne dai lunghi capelli dispone guardandomi. Ne sfoglio uno e faccio una battuta in inglese sulle old good leftist ideas. E lui mi risponde serafico che non sono idee così vecchie, torneranno. Ma quando? Gli ribatto. Sono tra i primi ad entrare nel grande atrio del museo, il Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Poi mi inoltro nella foresta medievale tedesca, con santi, cavalieri, draghi, madonne e acquamanili, liuti, forzieri. Sono gli stessi che ha visto il Fugazza. Entschuldigung, ma ho una certa familiarità ormai con Fogazzaro, e che ha fatto vedere al poeta del romanzo. E ancora Cristi in croce e sculture e bassorilievi e ancone dipinte e scolpite e lucenti armature da torneo per arrivare al 500 svevo e renano, a Dürer, Cranach e Baldungrin, che fa le madonne col petto prosperoso e ostentato come le bavaresi che servono in birreria, fino alla sfilata di strumenti musicali, alla raccolta di ex voto e ai pesanti mobili istoriati, tutti radunati sotto l'etichetta Volkskunst, folklore. Nella sala dedicata all'Ottocento spero infine, ma invano, di trovare von Kaulbach e la sua pittura storica con Ottone III che apre il sepolcro di Carlo Magno. È un episodio del Mistero del Poeta nel capitolo 14, nel quale il protagonista in visita al museo fa la conoscenza di Toplerus Senior, un azzeccato character di tipo dickensiano, che è un po' la specialità di Fogazzaro per quanto riguarda i personaggi minori. Ho sempre pensato che molti di quei personaggi brillanti trovano un perfetto pendant figurativo nella pittura di Spitzberg. Ed è per questo che ho messo qui un quadro che non c'è a Norimberga ed è a Monaco di Baviera in Lembach House e si intitola La visita di un vecchio amico. Dunque non c'è la tela di von Kaulbach, della quale sto cercando appunto l'originale o una riproduzione. C'è invece una grande tela di Anselm Feuerbach con la battaglia delle Amazzoni, assieme a quelle di Dahl, Overbeck e compagnia. Sono dentro da oltre 4 ore e la ricchezza soffocante di quello che ho visto può bastarmi. Scendo dunque al bookshop e scelgo un po' di cartoline. Tanto le foto che ho scattato in abbondanza saranno bruciate o sfocate da luci, vetrine e riflessi. Mi faccio forza e chiedo alla giovane cassiera notizie su quello che manca e, miracolo, mi capisce e non mi liquida. Fa anzi una ricerca in internet per me sul sito del museo e mi stampa una riproduzione e le notizie sull'affresco che potete vedere.
un affresco che è stato distrutto non dalla guerra, ma nel 1962, perché è stato abbattuto l'edificio che lo ospitava. Mi mostra anche un volume sulla storia del museo con un saggio dedicato all'opera di Kaulbach. Mi dice che lei si chiama Kaul, perciò la cosa la riguarda almeno per metà. Ha lo sguardo sereno di chi fa volentieri il suo lavoro. Mi farà spedire in Italia la fotocopia del saggio. Quello che sono riuscito a sapere in pochi minuti è più interessante che se avessi trovato l'affresco con Ottone III che penetra nel sepolcro di Carlo Magno, e questo è il soggetto di questo affresco. E il dialogo che ho avuto con Kaul rischia di essere il più lungo, un record per l'intero viaggio. Mentre mangio qualcosa alla caffetteria, Fräulein Kaul scende le scale e io penso di offrirle un caffè quando risale, ma la vedo uscire pochi minuti dopo, sfrecciando nella direzione opposta. E quando ritorno al bookshop, al suo posto c'è un bavarese dai capelli scuri con spessi occhiali da miope. Deposito in albergo lo zaino pieno di stampe, dai libri ai giornali, e vado in centro, a San Sebaldo, dove l'interno tardo gotico della chiesa rimbomba del corale bacchiano eseguito all'organo. Mi siedo come gli altri turisti ad ascoltare incantato. Uscendo, sulla piazza dello Schönerbrunnen, una fontana che sembra un lavoro di oreficeria, un gruppo di bikers in divisa di pelle nera, appiedati e perciò sperduti tra la burga e il fiume, mi chiedono, per bocca di uno di loro, la direzione della stazione. Poi si allontanano cantando, ma sembra più una canzone dei Rolling Stones che di Blut und Boden. Anch'io lascio la Burg per andare fuori delle mura, fino al cimitero di San Giovanni, dove è sepolto Dürer. Sono passate le 6 del pomeriggio e le 10 ore sulle gambe, passate a camminare al coperto o per strada, mi pesano. Prendo il tram grazie all'aiuto di un ragazzo che mi dice di scendere a una certa fermata e poi di proseguire a piedi. Mi pare di riconoscere la grossa torre cilindrica, ma purtroppo le turrite porte della cerchia sono fatte con lo stampo e questa che vedo non è la Frauentor. Mi tocca perciò camminare lungo le mura, così almeno non mi perdo, anche se allungo il percorso e mi espongo a incontri imprevisti. Per un bel tratto, dalla parte opposta alle mura, le case hanno vaste finestre al piano terreno e sfilo così davanti a decine di ragazze in vetrina o sul davanzale, in mutandine e reggiseno. Hanno una pelle bianco lattea, ma forse è la luce al neon o la vista che si annebbia. Come nella Dublino di Leopold Bloom, dopo le puttane, incrocio gruppi di ragazzi barcollanti che mi offrono da bere. Sto con gli occhi bassi finché arrivo alla vetrata alta ed arcuata del Neues Museum. Sono salvo, penso, mentre salgo la scala della pension che ondeggia dolcemente. O forse sono io a sbandare. 2 maggio. Alle 6:40 vado sotto la doccia e poco dopo le 8 scendo a livello dei binari nella monumentale Hauptbahnhof. Il treno è ancora un mezzo ideale per spostarsi. Ti lascia libero di guardare, pensare, ricordare, dormire. Siamo già ad Augsburg e c'è un enorme Ikea come contrassegno della città, ma subito dopo ricominciano gli orti operai. Siamo già a Monaco. Questo invece è Pasing, una stazione periferica, mi tranquillizza il mio vicino. Cambio treno a Monaco e poi, dopo Rosenheim, si percorre una valle tra alture rocciose, non boscate. È già la valle dell'Inn.
splendido picco con la neve tra Innsbruck e il Brennero, col sole che spunta tra le nuvole soffici e bianche come le sculture sacre bavaresi. Ma qui non vedo gli angeli paffuti. A Brenner c'è un grande outlet. È la zona franca, bellezza. Mi resterebbe da fare il bilancio fogazzariano, ma in treno? Prima dovrei completare l'itinerario con la parte più a nord, sul Reno e a Colonia. Anche il poeta torna in Italia e poi, al capitolo 29, prende la linea del Gottardo e arriva a Magonza da Francoforte. In viaggio con un romanzo, prima di me, chissà quanti. L'ha fatto anche Helen Starbuck, la corrispondente di Fogazzaro con Il Santo, a Subiaco, e scriveva nelle sue lettere che non riusciva a ritrovare i luoghi descritti. Quanti ancora? Nel mistero del poeta sono i personaggi a ripetere percorsi già sperimentati dal loro autore, pochi anni prima, e per questo non si perdono mai. I programmi, penso, sono una cosa, e la realtà del viaggio è un'altra. Solo i profili dei monti sono rimasti immutati, penso, riponendo il libro, alla fine della fiaba di Cinabro, che si chiude con le nozze degli innamorati Candida e Baltasar. La sfrenata fantasia di Hoffmann mi ha fatto dimenticare il tragico finale in treno, tra l'altro, del mistero del poeta. Ma domani è un altro giorno e dovrò tornare alle varianti d'autore e ai refusi degli stampatori. Grazie. È stato scritto che a livello geologico il Vicentino è uno scrigno di sorprendente bellezza e di testimonianze strappate con pazienti ricerche dalla profondità della terra e dal segreto dei millenni. Credo non ci sia niente di più giusto di quanto è stato scritto. Effettivamente la nostra realtà vicentina, e mi riferisco in particolare alle testimonianze terziarie, quindi non lontanissime, dai 67 milioni d'anni ai 17-18 milioni di anni fa, per intenderci, ha una storia molto interessante, una storia dominata in continuazione dai mari e anche dai vulcani, ma sicuramente non priva di momenti spettacolari. Ecco, io proverei a ricostruire un po' di questa storia, che ricordo non è la storia antichissima degli oltre 210 milioni di anni fa, come quella di certe rocce del Vicentino, dell'area del Recuarese o di Schio. È una storia, tra virgolette, un attimino più recente. Ma ecco, questo approfondimento lo facciamo con una specie di tuffo negli antichi mari. Io partirei dicendo questo: dove un tempo c'era il mare, oggi magari ci sono le rocce. Beh, le rocce delle nostre prealpi e delle nostre montagne. Perché questo? Beh, perché i fondali degli antichi mari, soprattutto a causa delle attività vulcaniche e tettoniche, sono stati sconvolti, sono stati innalzati da una serie di processi deformativi che hanno praticamente modificato la nostra situazione, quella che cogliamo oggi rispetto ad allora. C'è un fatto però essenziale ed è questo. Beh, in queste rocce, nella profondità di queste documentazioni collinari o anche montuose, beh, le successioni sono rimaste sostanzialmente immutate
e conservano molto bene ancora i resti degli antichi ambienti. Ecco, allora un primo approfondimento, un primo tuffo lo possiamo fare nell'area di Bolca e di Monte Postale. Si dirà, ma Bolca non è territorio vicentino. Beh, io ricordo invece che la Pesciara, il luogo più importante di tutta l'area di Bolca, appartiene a livello vallivo proprio alla Valle del Chianto. E voglio ricordare anche che il Monte Postale è il Monte Postale di Altissimo, quindi nostro territorio vicentino. Due giacimenti che si fronteggiano, l'uno veronese e l'altro vicentino, ma che sono estremamente importanti, straordinari a livello mondiale per la presenza delle testimonianze fossili. Credo che tutti noi conosciamo gli strati a pesci di Bolca. Analoga cosa sono gli strati del Monte Postale. Beh, strati di oltre 50 milioni di anni fa, a grana finissima, si separano in modo laminare e all'interno ecco le grandi meraviglie, pesci soprattutto, perché Bolca e anche il Postale sono famosissimi per i pesci. Anzi, questi documenti sono presenti in quasi tutti i musei del mondo e sono una cosa eccezionale, sia per l'ottima conservazione, sia per la varietà delle specie e sia anche per tante altre considerazioni. Senza di loro noi non avremmo molti dei collegamenti estremamente interessanti con le faune attuali. Sto parlando d'altra parte di 50 milioni di anni fa, quando il clima era tropicale, tendente al subtropicale, quindi come quello dei mari caldi dell'Indonesia, del Pacifico e tante altre zone. E allora come non ricordare, ad esempio, il pesce angelo, Leoplatax papilio, il più bello dei pesci che mai sia stato trovato, per grandi dimensioni soprattutto. E come non ricordare anche la specie caratteristica del giacimento di Bolca, il Menerombea, un pesciolino non così grande come il pesce angelo, ma che è diventato un simbolo per la sua bellezza, corpo appiattito, corpo rotondeggiante, ha delle splendide caratteristiche, lunghissime pinne pelviche. È un pezzo che ognuno vorrebbe avere nella propria collezione. Però esemplari meravigliosi li possiamo osservare, ad esempio, al Museo di Bolca o soprattutto in quello di storia naturale di Verona o, dicevo, in tanti altri musei del mondo. Ma Bolca, lo si sa, è famosa anche per le razze, le grandi razze, per le anguille che abitavano i fondali bassosi costieri, perché, aggiungo anche questo, eravamo in un ambiente tutto particolare, era un ambiente di laguna pochissimo profondo, ad acque calme, ad acque tranquille, ad acque ricchissime di alimenti. E le razze, come le anguille, come i pesci, ma anche come gli squali, che provenivano così dal mare aperto, qui proliferavano. Ecco allora un ambiente straordinario che è documentato in modo eccezionale in questi strati laminari e che ci fa capire che appunto lì doveva esserci una vita veramente abbondante, che però all'improvviso così si è interrotta. In più momenti, in più occasioni, ci si domanderà anche perché, molto semplice, le eruzioni vulcaniche, abbastanza frequenti, andavano a rendere tossici quegli ambienti. E tutti quei pesci
tutta quella vita si trovava veramente in estrema difficoltà. Pesci che morivano, andavano sul fondo, venivano in fretta ricoperti da sedimenti a grana finissima e hanno potuto così conservarsi meravigliosi, addirittura in tante tante occasioni ancora con i loro colori. Però, per concludere un discorso su Bolca, un'età quindi attorno ai 50 milioni d'anni, non possiamo non ricordare anche le piante e le foglie presenti a Bolca e anche al Monte Postale. Piante e foglie che ovviamente provenivano dalla vicina terraferma. Dobbiamo ricordare anche gli insetti e hai persino piumi d'uccello, sempre situazioni legate alle terraferme. Ma chi non sa delle palme di Bolca o dei coccodrilli e delle tartarughe scoperti in passato? In questi isolotti vulcanici, che erano alla base appunto per queste eruzioni che andavano ad inquinare tutti gli ambienti, vivevano anche questi rettili. Uno meraviglioso, completo, il Crocodilus vicentinus, era stato studiato nel 1865 da Paolo Lioi ed era presente nel nostro Museo Civico di Vicenza. Purtroppo è stato distrutto nel bombardamento aereo del 1944 che ha interessato la città. Allora, ecco quindi Bolca e il Monte Postale, una documentazione straordinaria di un mondo perduto, ma che invece noi conosciamo bene grazie a queste loro testimonianze. Beh, adesso inoltriamoci in un'altra situazione, che è quella della fossa vulcano-tettonica del Vicentino occidentale e in parte anche dei Iberici attorno ai 40 milioni d'anni fa. Beh, situazione naturalmente cambiata, non più di laguna, ma invece di una fossa abbastanza profonda che accoglieva di continuo i materiali anche delle aree vicine che andavano lì a depositarsi. Materiali soprattutto di origine vulcanica, ma giova ricordare che accanto alle eruzioni vulcaniche che ancora non mancavano, il mare ritornava ad essere tranquillo e calmo e lì riprendeva la vita. Tutti noi conosciamo i marmi della Valle del Chiampo, ad esempio. Tra strato e strato di quei marmi ci sono depositi di materiale vulcanoplastico che sono ricchissimi di esemplari fossili. Qui possiamo ricordare ad esempio dei granchi, i granchi meravigliosi delle loforanine, crostacei dal carapace a forma di scudo, tutto zigrinato con delle linee subparallele tra di loro che aiutavano nell'infossamento del granchio. Però esemplari conservati in modo eccezionale, addirittura mai visto, studiati per la prima volta grazie ai reperti del Museo di Chiampo da padre Aurelio Minin. Ecco, le loforanine con le loro zampette esili, le ultime terminavano spatolate perché le loforanine erano delle abilissime nuotatrici, delle chele appiattite, infossatrici, esemplari perfetti conservati al Museo di Montecchio Maggiore e anche al Museo di Chiampo. Ma come non ricordare per questo ambiente di fossa vulcano-tettonica che partiva, per intenderci, dall'allineamento Bolca Soave e arrivava fino all'allineamento Schio Vicenza? Come non ricordare un deposito straordinario che è conosciuto dagli studiosi come Orizzonte di San Giovanni Larione? Ecco, in quegli affioramenti dell'Orizzonte di San Giovanni Larione che noi incontriamo in più punti, ad esempio a Cava Main di Arzignano, alla Cava Albanello
su di Chiampo, alla cava Boschetto di Novarone, alla cava Grola anche di Cornedo? Beh, in quegli affioramenti sono straordinari gli esemplari di vario tipo che noi possiamo incontrare e che possiamo ammirare, ad esempio, al Museo di Chiampo, in meravigliose esposizioni. Si trattava logicamente di crostacei, ma anche di ricci di mare, anche di molluschi, gasteropodi, di lamellibranchi, di nautiloidi e di vari altri tipi di organismi. Tanti di questi non si sono conservati, ad esempio gli squali sono documentati soltanto dai denti o da piccole altre parti. C'erano molte alghe, c'erano i coralli. Ecco, allora, tutti questi materiali che hanno fossili, che hanno in genere dimensioni anche significative e che sono abbondantissimi, ci indicano che in quella fossa vulcano-tettonica la vita doveva avere veramente una situazione ideale come ambiente. Il clima era sempre caldo, subtropicale, le acque calme e ricche di vita. A proposito di crostacei, questi livelli hanno restituito anch'essi cose eccezionali, che tutto il mondo ci invidia. Basta passare al Museo di Montecchio Maggiore e vedere gli allestimenti a granchi fossili di alcune sale per capirlo, per avere questa impressione. Immaginiamo un granchio di oltre 40 milioni d'anni che sembra vivo, che sembra vero, pulito con meticolosità, spesso e volentieri mette in bella evidenza tutte le sue particolarità, le esilissime punte in alcuni casi, gli arti completi spessissimo, le chele più o meno spinose, l'ornamentazione del dorso variabilissima. Ecco, allora anche questo momento di oltre 40 milioni d'anni fa è stato estremamente importante per la storia geologica del territorio. Ma credo sia arrivato il momento di girare ancora una volta pagina. Ed ecco allora, attorno ai 30-35 milioni d'anni, meglio, una situazione ancora una volta tutta cambiata, estremamente importante per il vicentino e in particolare per l'area dei Berici e dei Lessini vicentini. Sto parlando della grande laguna oligocenica dei Lessini vicentini e di parte dei Colli Berici. Qui, in quel momento, attorno ai 35 milioni di anni fa, una potente barriera corallina che si estendeva a sud dei Colli Berici delimitava un'area estremamente calma, estremamente tranquilla, sempre calda come ambiente, dove la vita aveva un proliferare straordinario. Abbiamo delle ricostruzioni estremamente interessanti. Il professor Paolo Mieto, nostro collega accademico, più volte ha preso in mano queste situazioni e le ha fatte conoscere nel migliore dei modi. Ed ecco quindi che quell'ambiente lì ci parla di, certo, di una laguna calma e tranquilla, come dicevo, ricchissima di vita, ma anche di isolotti vulcanici, perché quell'ambiente calmo e tranquillo di quando in quando veniva sconquassato da imponenti e improvvise eruzioni vulcaniche, che sono ben documentate. Ad esempio, a Castelgomberto abbiamo il Monte delle Castellare, un grande cono vulcanico che emerge chiaramente dalla dorsale calcare. Beh, quello è uno di quegli isolotti vulcanici
che si sono appunto instaurati nella laguna oligocenica di 35 milioni di anni fa. La vita era estremamente rigogliosa, accennavo. E allora ecco gli appassionati ricercatori del passato, come Giovanni Meneguzzo, che già abbiamo conosciuto come guida geologica, che si sono dati da fare sempre per il recupero di esemplari meravigliosi, eccezionali, che ci fanno conoscere veramente qual era quell'ambiente. Esemplari che sono presenti negli istituti di geologia dell'Università di Padova, ad esempio, ma anche nei nostri musei, e che sono serviti per importanti pubblicazioni. Ma in questo quadro io vorrei anche far presente un'altra situazione. Era quella di quei materiali coralligini e soprattutto algali che le correnti di marea trituravano di continuo, trasportavano e ridepositavano in luoghi anche interni della laguna, e che pian pianino, con il milione degli anni, hanno permesso la formazione della cosiddetta pietra tenera di Vicenza. Materiale importantissimo a livello proprio edilizio. Conosciamo tutti le ville del Palladio, le ville dello Scamozzi e dei tantissimi altri architetti. Una pietra facile da lavorare, bianca come colore, tenerissima in sede di estrazione all'interno della cava e soprattutto abbondante in tanti livelli di colli iberici, ma anche delle parti basse dei Lessini vicentini, Montecchio, Sovizzo, Creazzo, Costa Bissara e via dicendo. Ecco, a proposito di eruzioni vulcaniche, anche qui non possiamo non ricordare il cosiddetto Monte Nero di Montecchio Maggiore, un cucuzzolotto didattico sotto questo aspetto, che si trova proprio dietro la chiesa di Montecchio Maggiore, che è famosissimo per le sue mineralizzazioni, anche queste presenti, vorrei dire, in tutti i musei di mineralogia d'Europa, quantomeno, ma un giacimento che è risultato importante anche per la presenza di fossili, per la presenza di materiali utilizzati anche loro a livello edilizio, in questo caso nei camini. Una realtà quindi importante che si affianca a tantissime altre documentazioni. Da ricordare anche un ultimo fatto. Certo, un ambiente calmo, tranquillo, ricchissimo di vita, con improvvise e anche imponenti eruzioni vulcaniche, ma erano diffuse anche gli ammassi a coralli e anche ad alghe. Beh, tutti questi depositi a coralli hanno dato rifugio, e lo conosciamo dalle documentazioni fossili, a una varietà notevolissima di organismi che sono stati studiati in anni recenti, che hanno contribuito notevolmente a conoscere quale doveva essere la situazione ambientale di cui stiamo parlando. Ecco, allora io non vorrei annoiarvi, faccio soltanto un invito finale, ed è questo. Abbiamo accennato a un luogo meraviglioso, quello del Vicentino, e io ho parlato soltanto praticamente dell'area occidentale di questo territorio, ma ci sono tantissime altre realtà importanti come il Mar Rusticano o i colli iberici. Ecco, comunque realtà importanti, note a livello mondiale, che sarebbe bello, che sarebbe bene che anche tutti noi conoscessimo, non fosse altro per farci una bella passeggiata
o per così andare a visitare l'uno o l'altro dei nostri bei musei vicentini. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e vi porgo i migliori saluti. Un bel tema. Anche impegnativo, certamente è un tema di attualità, anche se nel giro di 12 mesi ha preso andamenti diversi. Quando se ne è parlato la prima volta per impostare il programma di questa giornata, si era nel pieno della discussione regioni e autonomie. Le regioni nei confronti dello Stato a chiedere, se vogliamo, a pretendere le autonomie differenziate, come sono state chiamate. A distanza di 12 mesi le regioni non parlano di autonomie, parlano di vaccini. La vaccinazione la più larga possibile, categorie, età, fragili, non fragili, e quindi ecco come alcuni problemi nel tempo subiscono le influenze, le determinazioni di fattori anche esterni. Questa volta è il virus, il famoso coronavirus, che detta il diario della politica italiana. E noi siamo qui a riflettere su questo complesso rapporto fra Stato, fra governo centrale e autonomie, in particolare le autonomie regionali. Il tema è pieno di interesse, perché la questione delle regioni è stata posta fin dal 1948 con la nostra nuova Costituzione, la Costituzione repubblicana. Ha stabilito che doveva nascere una nuova istituzione, la istituzione regionale, con potere legislativo. Questa la grande novità. E la Costituzione indicava anche le materie sulle quali le regioni sarebbero state competenti. Cioè, c'erano una ventina di materie che l'articolo 117 della Costituzione indicava come le materie che appartenevano a questo nuovo potere legislativo delle regioni.
Nel contempo si indicava che 5 regioni avrebbero avuto dei poteri speciali. Le 5 regioni a statuto speciale: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia. Di queste 5, 4 venivano subito messe in moto nel 1948, il Friuli Venezia Giulia nel 63. Ma le altre regioni, chiamiamole le regioni a statuto ordinario, erano in attesa di nascere e sono nate ben 22 anni dopo. Non sono nate da un atto di amore del potere centrale, ma da una condizione oramai di necessità politica. Non nascevano da un atto di amore, perché si sa che chi ha potere fatica a doverlo spartire, condividere con altri, e questa era appunto la nuova condizione, che il potere centrale avrebbe dovuto fare i conti con i poteri legislativi delle regioni. Nel 1970, quando nascono le regioni a statuto ordinario, a statuto normale, il rapporto potere centrale-poteri autonomistici è ancora un rapporto che io direi diseguale. Il potere centrale ha dovuto ammettere che nasceva questa nuova creatura istituzionale, però il potere centrale ha lavorato, ha giocato sulla istituzione concreta, sui decreti attuativi, su tutto quello che in qualche modo poteva in parte frenare, in parte ridimensionare il potere delle regioni. E quindi le regioni sono partite, si sono trovate davanti a molti ostacoli sul piano del rapporto istituzionale, quindi sul piano operativo. E così la vita delle regioni è stata in parte positiva ed è stata in parte anche limitata. Sarebbe durato a lungo questo delicato incontro, quasi scontro, fra potere centrale e poteri periferici, sarebbe durato a lungo e con diverse difficoltà,
Non a caso la Corte Costituzionale si è trovata molte volte si è trovata a dover risolvere, affrontare, dirimere conflitti fra Stato, fra potere centrale e regioni, proprio perché talvolta erano le regioni che tentavano di andare al di là del loro ambito, delle volte era il potere del governo che dal punto di vista delle regioni era visto come un potere che andava al di là dei suoi limiti. Quindi una conflittualità non piccola che la Corte Costituzionale ha dovuto frequentemente esaminare per trovare le soluzioni. Quindi una vita piuttosto complessa. D'altra parte tutto nasceva dall'articolo 5 della Costituzione, che è un po' il pilastro del sistema istituzionale, perché si dice che la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, fra le quali in primis le autonomie regionali. Quindi l'unicità e la indivisibilità della Repubblica è il perno intorno a cui ci si può muovere. Se pensiamo che in qualche momento correvano nel nostro paese parole come secessione, questo ci fa capire che qualche tentativo di deviazione poteva esserci, ma sempre molto minoritario. E quindi parole di quel tipo non fanno parte del vocabolario della nostra legislazione, della nostra politica. E il riconoscimento delle autonomie è interessante, questo concetto, perché fa riferimento quindi al fatto che le autonomie esistono di per sé, non sono costituite dal potere centrale, esistono nella realtà. D'altra parte, pensiamo ai nostri comuni, il segno più forte forse dal punto di vista storico delle autonomie alla loro vita millenaria e alla forza e alla gloria che esprimono nella loro storia. Le province hanno un'età diversa, sono nate al momento della formazione del regno unitario, ma questo è il punto fondante. Quindi un potere centrale, uno Stato unitario e indivisibile
e un sistema autonomistico diffuso e riconosciuto da parte dello Stato. Le difficoltà di rapporto fra le realtà statuali e le realtà autonomistiche locali, queste difficoltà è chiaro che avrebbero sollecitato le regioni ad un recupero di forza, di presenza, di ruolo, ed è quello che in realtà nel tempo hanno ottenuto. Per dare un'idea, l'articolo 114 della Costituzione del 1948 diceva che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Il nuovo articolo 114, ottenuto appunto attraverso una graduale operazione politica da parte delle regioni, il nuovo articolo 114 dice addirittura che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Quindi anche una regione è Stato, è Repubblica, anche un comune, anche una città metropolitana. Quindi proprio è una nuova visione del rapporto fra le istituzioni nei confronti di questa entità generale che noi chiamiamo la nostra Repubblica. Ora, questa azione delle regioni ottiene da parte della politica, da parte quindi dei partiti, delle forze che sono in gioco, ottiene un risultato nel 2001, un risultato molto importante, che riguarda proprio i poteri dell'autonomia, del sistema autonomistico. Tant'è vero che una revisione importante della Costituzione porta ad ammettere che le regioni possono concordare con il governo nazionale, quindi con i poteri centrali, le regioni possono ottenere delle autonomie cosiddette differenziate. Cioè c'è una serie di materie sulle quali le regioni, ogni regione può ottenere dei nuovi poteri. E qui si apre
un capitolo assolutamente nuovo nella storia istituzionale, un capitolo nuovo, potenzialmente molto rilevante, che apre una dialettica nuova, non ancora ben definita, perché si tratta di materie molto rilevanti, sulle quali ci sono anche delle nuove realtà che influiscono in modo anche determinante. Sono 23 le nuove competenze che la Costituzione indica come ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e c'è questo elenco di 23 materie. È evidente che le regioni, davanti a questa possibilità, starei quasi per dire che questo riconoscimento delle 23 materie nell'articolo nuovo della Costituzione quasi quasi configura, o potrebbe configurare, che le regioni che se ne appropriano cominciano ad avere dei poteri speciali. Quali regioni si muoveranno? Evidentemente quelle che credono più profondamente nella loro forza autonomistica, nella volontà autonomistica, per dirla con parole forse apparentemente più banali, sono le regioni che, avendo delle potenzialità economiche, produttive, sono regioni che tendono a fare una appropriazione di poteri per poter ottenere anche dal punto di vista finanziario maggiori risorse. Forse il sogno di qualcuno sarebbe di riuscire a trattenere nella regione stessa tutto quello che viene dal punto di vista fiscale come operazione di sviluppo dell'economia. Il Veneto è in prima linea. E nell'ottobre del 2017 il Veneto e la Lombardia, non a caso, sono appunto le regioni economicamente forti, il Veneto e la Lombardia indicano un referendum per avere dai cittadini il conforto alla loro azione promozionale. Avevano predisposto quesiti referendari molto complessi,
la Corte Costituzionale riduce tutto a un quesito il più semplice. Volete voi cittadini veneti o cittadini lombardi, volete che noi possiamo avere l'autonomia ammessa dalla Corte, ammessa dalla nuova Costituzione? I cittadini vanno al voto in Veneto, la maggioranza assoluta. In Lombardia non la maggioranza assoluta, però una buona consistenza. La risposta ovvia è un sì bulgaro, come si usa dire. E quindi siamo sulla pista buona. Si apre un dialogo con il governo, si comincia a definire per delle materie. È evidente che le materie più impegnative sono la sanità, sono la scuola, sono i trasporti, e tutto questo implica valutazioni: che cosa darà lo Stato alla regione che assuma il compito della sanità, che assuma il compito della scuola, che assuma il compito dei trasporti e così via. Il Veneto addirittura chiede tutte le materie, cioè l'ipotesi è di formulare una immagine del Veneto quasi da regione a statuto speciale. La discussione la più complessa è sul quantum: che cosa io Stato, che cosa io governo centrale devo passare alla singola regione che assume il compito della scuola. La spesa storica, cioè quello che spendevo prima, o i fabbisogni nuovi? Ma i fabbisogni del Veneto sono come quelli della Puglia, della Calabria. Qui si apre una problematica molto complicata. Non a caso si muove qualche regione, abbiamo detto il Veneto, abbiamo detto la Lombardia, l'Emilia-Romagna, qualche altra comincia a muoversi. La Emilia-Romagna non fa il referendum, fa un'assemblea e arriva pressappoco agli stessi risultati, però chiede delle 23 materie, chiede, mi pare di ricordare, 5 o 6 materie di assumere, le più significative evidentemente. Altre regioni si mettono in moto, varie regioni sono là a guardare. Quindi che tipo di Italia potrebbe venire fuori? Un'Italia di Arlecchino, con una regione che avrà
10 di quelle 3, di quelle 23 materie, un'altra che ne avrà 23, un'altra che ne avrà 5, un'altra che è in attesa e aspetta solo che sia il potere centrale, che sia lo Stato, che sia il governo a gestire quei poteri. Quindi problemi nuovi del nostro paese, e si discute, cominciano le prime intese con il governo, prime intese nel 2018, e però arriva il terzo incomodo, arriva il virus, e il virus ha una tale potenza che comincia a cambiare i rapporti tra le istituzioni. Davanti alla pandemia addirittura interviene la Corte Costituzionale per dire che una operazione complessa come la battaglia contro la pandemia è un'operazione che deve appartenere allo Stato, anche se nei 23 punti della nuova Costituzione, del nuovo articolo 117, si parla di tutela della salute, ma anche lo Stato, anche il potere centrale, all'articolo 32 della Costituzione, alla tutela della salute. E quindi a chi appartiene questo punto delicatissimo, perché riguarda il rapporto giornaliero con il cittadino, riguarda la sua crescita, la sua salvaguardia, riguarda il suo futuro. Quindi le regioni certamente non possono rinunciare al loro compito fin dalla primissima stesura della Costituzione del 48 si parlava della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, fin da allora ribadito nella nuova versione della Costituzione. Ma il compito dello Stato emerge sempre di più come un compito essenziale, perché deve dettare gli indirizzi, deve predisporre le risorse sempre più imponenti per la difesa della salute del cittadino, deve predisporsi a un controllo di tutto il sistema sanitario, ospedaliero, territoriale. E quindi siamo di fronte ad una operazione di complessità estrema che diventa l'operazione chiave
di tutto di tutta la gestione politica di un paese. E quindi certamente non è più il tempo di parlare delle autonomie, è tempo di parlare di dialogo, di collaborazione fra le istituzioni, ognuno al suo posto possibile. Lo Stato farà quello che gli spetta, le regioni lo sollecitano, le regioni faranno quello che spetta a loro nell'attuazione delle direttive da parte del potere centrale. Il potere centrale controllerà non più tardi di ieri il presidente della Corte Costituzionale sottolineava in un suo intervento davanti al capo dello Stato, sottolineava che il compito del governo è di sovrintendere a un coordinamento forte di tutto il sistema di intervento sanitario e di controllo nelle fasce di impegno che potessero essere manchevoli. Quindi siamo davvero di fronte ad una fase che chiede totale collaborazione, generosa collaborazione fra le istituzioni. Ecco perché questo è un momento di straordinaria importanza, è una messa a fuoco di un sistema di impegni reciproci, ognuno al suo posto e tutti insieme per una causa così fondamentale. Il tempo prossimo venturo dirà se in questo nostro paese siamo riusciti tutti insieme a vincere questa grande battaglia. E dopo di avere fatto la battaglia e dopo di averla auspicabilmente vinta, potrà riprendere la dialettica, quella aperta dalla riforma costituzionale del 2001. Le regioni, avendo anche sperimentato questo difficile passaggio storico della pandemia, forse saranno più pronte a guardare alla possibilità di instaurare nuovi rapporti col potere centrale. Non sarei sicuro che tutte le 23 materie possano ancora costituire il punto della discussione e dell'incontro con il governo, con i poteri centrali.
Certamente c'è bisogno di un riordino del sistema autonomistico. La pandemia ha dato una dura lezione a tutti, e quindi non siamo in questo momento, non siamo pronti ad affrontare problemi di politicamente delicati come il problema dell'autonomia. Se fra un paio d'anni l'Accademia Olimpica avrà ancora l'intenzione di approfondire questo tema, si potrà, alla luce delle esperienze fatte, si potrà in una condizione politicamente e istituzionalmente più tranquilla, si potrà verificare che cosa si può fare per rendere sempre più fluido, operativo, collaborativo, produttivo il sistema di rapporti fra poteri centrali e autonomie. Credo che sarà uno spazio nuovo, interessante, e che potrà ancora suggerire una dimensione più efficiente del nostro sistema politico.